Bravi Giuliana Danzè e Mario Scuces con il grande Don Bachi. Grazie. Benvenuto. Grazie. Giuliana, tu puoi accomodarti mentre noi abbiamo davvero, ci siamo emozionati. Tanto questa canzone è meravigliosa, Festival di Sanremo 67, un po' il tuo marchio di fabbrica, no? L'immensità. Sì. Ci siamo emozionati tantissimo quando, soprattutto Mario, quando ha ricevuto questa mail tua. Cosa ti aveva colpito della sua interpretazione? Ma guarda, intanto io sono sempre uso, diciamo così, a riconoscere i meriti, soprattutto quando poi in un certo senso anche io entro a far parte di quei meriti. Di Mario mi ha colpito moltissimo il fatto che lui non usa soltanto la voce per mostrare quanta voce ha e quindi la tira fuori e via così. Lui sente, sta capendo esattamente quello che sta cantando, quello che sta dicendo. L'immensità è una canzone molto particolare perché non parla di un amore, diciamo, terreno, labbra da baciare, capelli da carezzare, eccetera, rispettabilissimi peraltro, ma qui c'è un amore universale e quindi interpretarla in un certo modo non basta soltanto avere la voce, ma bisogna avere anche il carattere. Cuore, questo vuole dire il carattere e il cuore, questo è fondamentale. Già che sei qui, Mario, vuoi approfittare per cantare una canzone con Don Bachi? Proprio canzone? Sì. Sì. Bene, allora l'ascoltiamo insieme. Guarda, io ho la fortuna di poterla cantare anche insieme a Mario, considerando che nel 68 sarei dovuto venire al festival a cantarlo, ma non mi fu possibile. E adesso ci sei, adesso canzone, ci sono, Don Bachi con il nostro piccolo Mario Scuces. Nel più bel sogno ci sei solamente tu. Sei come un'ombra che non tornerà mai più. Tristi sono le rondini nel cielo mentre vanno verso il mare. È la fine di un amore. Io sogno e nel mio sogno vedo che sono lacrime d'amore. Nel più bel sogno ci sei solamente tu. Sei come un'ombra che non tornerà mai più. Questa canzone vola per il cielo, le sue note nel mio cuore stanno segnando il mio dolore. Sono bagnate le mie mani, sono lacrime d'amore. Questa canzone vola per il cielo, le sue note nel mio cuore stanno segnando il mio dolore. Mario Scuces. Mario, allora, com'è stato cantare con il grande Don Bachi e cantare proprio le sue canzoni? Emozionante, veramente. Io, guarda, posso soltanto augurare a Mario di rimanere intanto molto con i piedi per terra, senza fare voli pindarici, perché
così piccolo la sua voce sicuramente sarà conservata, perché mi ha detto che studia canto jazz addirittura, quindi ha veramente una aspirazione importante per il futuro, ma deve anche sapere che nello sviluppo poi le voci possono cambiare, e lui, io mi auguro, possa conservare questa grande, almeno questa grande potenza che lo contraddistingue vocale fin da subito praticamente. Guarda quanti bei consigli ti ha dato Don Bacchi. Grazie, grazie Mario Scucis, grazie a Don Bacchi, grazie per essere stato con noi, grazie. Prego.